Ci siamo 3, 2, 1, here we go. E allora si è conclusa questa lotta, si è conclusa questa giornata fra l'emisfero nord e l'emisfero sud. E era una lotta per stabilire chi aveva la supremazia del mondo ovale, del mondo della palla ovale. E diciamo che si hanno infiocinato 4 a 5 per loro. Hola Brudel, cari amiche e amici del canale Rugby ZEN, appassionate ed appassionate da pallovale, ben ritrovate all'appuntamento del 16 luglio 2024. Auguri a mia suocera, auguri a mia sorella, auguri alla Buzza. Insomma, 16 luglio a pranzo con Zucca, oggi ho un involtino di prosciutto cotto con due foglie di insalata e un po' di petto di pollo, light light. E allora, andiamo a parlare di rugby, che è quello che ci interessa. 5-4, allora. C'è stato un weekend gringosissimo, pieno di test match, e andiamo a vedere prima i risultati dei due test match, che non ce ne frega niente all'emisfero nord-sud, perché erano le American Series di Scozia e Romania. La Scozia ha fatto un 2-0, ha dominato il Canada la settimana prima, e poi domenica 42-7 ha vinto negli Stati Uniti. I 7 punti, 5 di 7 punti porta alla meta di Boni, che ha saputo recuperare un gran pallone e portarlo oltre la linea bianca. Comunque, gli scozzesi 42 punti, potevano essere un po' di più, si sono fermati a quota 6 metri, hanno viaggiato fino a un certo momento al ritmo di una meta ogni 10 minuti, poi si sono incartati. Comunque 42-7, che comunque è un buon punteggio, perché comunque gli Stati Uniti, anche se avevano perso con la Romania la settimana precedente, non sono certo sono stati messi in campo veramente bene. È stata una bella partita, andatevela a cercare barra a vedere. Romania che non bissa il successo della settimana prima e paga dazio al Canada 35-22, risultato finale, partita abbastanza monolitica, monobomba, senso unico, non volevo dire senso unico, però è senso unico. E allora andiamo a vedere questo 4-5. Allora, il titolo dice li salva il Cile, perché su 4 pari la vittoria definitiva viene dell'emisfero sud, viene dall'esoticissimo Cile-Belgio 33-5, una partita abbastanza giocata veramente bene a parte i cileni. Commento in lingua spagnola del cileno, veramente gringoso, appassionante, bravo, bravo, bravo. E del vero poi ci sarebbe stato il pareggio di Paraguay-Hong Kong, però questo qui non lo posso considerare un emisfero sud e un emisfero nord, perché l'emisfero nord considero solo le Home Union, grosso modo. E allora, sì, lì salva il Cile, ma noi, la figura sbarbina, ce la fanno fare la nostra nave ammiraglia, ovvero la Francia e l'Inghilterra, che vanno a perdere, vabbè, Argentina, Nuova Zelanda, vabbè. E allora, si parte il sabato ad Apia, partita veramente interessante fra Samoa e Spagna. Samoa che si hanno fatto il rufolo la settimana prima, 34 a 30 vincono con la Spagna, un match very close, un match che portano al termine una vittoria per pochi, cioè per 4 punti e basta, un match che c'è stato un bel testa a testa per questa partita. Comunque, al di là di quello, la Spagna 30 punti e le Samoa adesso. Sono d'accordo che loro erano ancora in bisboccia, che avevano battuto l'Italia e quello che volete, però 34 a 30 la Spagna, chapeau, come direbbe il buon Cassano. Io vado in ordine di tempo, non di cronologico, quindi qui siamo già uno pari, perché c'era stato il venerdì Tonga-Italia, dove l'Italia aveva vinto abbastanza agevolmente 14 a 36, più agevolmente nel punteggio che nel gioco. Comunque sia, il punteggio parla 14 a 36. Ho già fatto il video, andatelo a cercare nel recap Rugby ZEN, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify, che ho dimenticato, Instagram, Facebook, insomma ogni canale social c'è la mia pagina Rugby ZEN, like, dislike, alert, così quando parlo vi arriva la mia notifica. Comunque, ho fatto il video, cercatelo nel recap o a pranzo con Zucca, perché all'epoca era in ferie con Zucca, purtroppo le ferie sono finite. E quindi con le Samoa siamo 1-1. Sabato mattina contiamo di portarci a casa un altro punticino, e invece l'Inghilterra viene sconfitta all'Eden Park di Auckland dalla Nuova Zelanda 24-17. Partita anche questa già analizzata. Nuova Zelanda che, quando ha la fortuna di schierare i fratelli Barrett, 1, 2, 3, chiunque, uno di qua, uno di là, uno di dietro, risolvono la situazione.
stato un bel apporto dei fratelli. Comunque, non solo il problema della Nuova Zelanda, sapete qual è? Il problema è che la Nuova Zelanda in questo momento non è la Nuova Zelanda spacca sassi di tempo addietro, si sta ancora facendo e vince. Quindi, questa qui, tempo un paio d'anni fa, un chiul come il capanno a tutti quanti. E quindi, qui siamo 2-1 per loro. Contavamo sul Galles per pareggiare, ma figuriamoci, il Galles in questo momento non è in caduta libera di più. 36-28, se avete avuto modo di vedere la partita, partita veramente a senso unico, è fatica a dire a senso unico queste partite qui, però diciamo che il Galles riesce ad accorciare un pochino a 10 dalla fine, ma poi non c'è più sostanza, non c'è più niente, e l'ultimo calcio di punizione dell'Australia gli consente di allungare. L'Australia che parte fortissimo, si porta sul 17-0. E poi paga un pochino dazio sul 20 a sul 17-7, quello che è, che prende un cartellino giallo sul 27 e quindi il Galles torna un pochino sotto. E comunque è una partita che non dico non c'è storia, è stata una partita sempre in mano agli australiani, che anche loro comunque sono abbastanza in difficoltà, e se la portano a casa e andiamo 1-3. Ma qui il colpo di scena, Georgia-Giappone, la Georgia va a vincere il Giappone. Ah, questo è un paradosso. Questo è un paradosso, sfrutta la indisciplina dei giapponesi. Cioè, voi giapponesi, popolo inquadrato, popolo nazionale veramente cioè, inquadrata, tutto quello che vuoi, indisciplinati. Addirittura si cuccano due gialli o un giallo e un rosso, adesso non ricordo, controllo mentre parlo, un giallo e un rosso giapponese. E fra l'altro il rosso subito all'inizio, al 20esimo, mi sa che diventa da bunker, diventa rosso, e la Georgia comunque ne approfitta, e i giapponesi comunque alla fine della fiera stanno avanti nel punteggio, perché a 15 dalla fine sono avanti 23-18, poi prendono il cartellino giallo al 72esimo e la Georgia al 74esimo ne approfitta, e così pareggiamo la baracca e andiamo sul tre pari. E no, andiamo sul 3-2 per loro. La baracca la pareggiamo nel pomeriggio in Namibia, dove il Portogallo fa la voce non grossa, grossissima, si sta preparando per un match con spaziale con Sudafrica, prima volta nel Sudafrica, e il Portogallo, se in questo esotico Namibia-Portogallo, mi piace chiamarlo così, ho avuto modo di darci qualche un'occhiata, si porta a casa con 15 punti di gap, abbastanza agevolmente il match, e ci consente di pareggiare. E poi, miracolo dei miracoli, fra virgolette, a seguire l'Irlanda sbanca Durban, all'Hollywood Bets Kings Park di Durban, calcio drop all'82esimo, 25 a 24, Russ Erasmus, un signore. Ha detto: potrei stare qui a trovare scuse su scuse su scuse, ma in realtà hanno vinto i più forti. Il campo ha detto che hanno vinto i più forti. Un gran match, io lì per lì del tifoso di entrambe, sempre piacere che vincano entrambe, tanto amo perché ho una gran fame, almeno senti profumo. Però in questo caso l'Irlanda è andata a vincere senza due soggetti chiamati Bandy Hackee e Gibson Park, e mette in seria difficoltà, non dico la loro leadership, però si pensava che questi qui fossero insostituibili, e invece Murray, che ha sostituito Gibson Park al mediano di Mischia, ha fatto anche meta, okay, ha finalizzato una meta con ormai veramente grintosa. E in questo momento io credo che l'unico giocatore veramente, non dico insostituibile, però determinante in questa squadra sia James Lowe, perché ha messo un'intelligenza tattica, non va su solo di fisico, ma va su anche di arguzia, piede, tutto quello che volete, che è indispensabile per questa squadra. Comunque, qui l'Irlanda ci aveva portato in vantaggio, e quindi noi eravamo quasi sicuri con la Francia di portarla a casa noi, e in realtà la Francia, adesso la Francia poveretta martoriata fra eventi interni, eventi esterni, e tutto quello che le sta capitando in Sud America, è il razzista, e quelli che fanno gli stronzi in giro per la città e vengono arrestati, e tre mete pari.
però con la meta di Santiago Carreras, che andatevela a vedere, ci sei, non ci sei, ci sono, forse sì, forse no, e via che va, e batte tutti quanti. E una meta veramente fantastica, e 4 mete per 3 mete pari sul gioco, 4 mete per quella penalty try per l'Argentina. Argentina che veramente gioca di brutto, e Argentina che con gli italiani, fra virgolette, Gaio e Albornoz, si porta a casa questo incontro, e Argentina che pareggia il punteggio della serie intanto, ma soprattutto pareggia il conto delle partite fra emisfero nord e emisfero sud, e in serata si va a cercare il punto della vittoria. Noi diamo le nostre carte in mano al povero Belgio. Povero Belgio riesce a segnare la meta della bandiera sul 23-0 a 53-54 del secondo tempo, quindi partita non a senso unico di più. I cileni sono una bella squadra, i cileni mi piacciono da morire. A un Sausalito non se si è esaurito, no, però veramente festante, si portano a casa questo incontro e assegnano la serie fra nord e sud all'emisfero sud. E allora niente, adesso rimane qualche partita settimana prossima, si può andare a contare su un Tonga Spagna fra nord e sud. E si può contare fra Paraguay e Belgio, qui magari il Belgio si farà il favore, Australia, Georgia, Sudafrica, Portogallo, e poi sta Cile, Scozia e noi col Giappone. Ce la andiamo già da qui. Il Giappone lo metto nell'emisfero sud perché è figlio di collaborazione con il Super Rugby, e via andare. Bon, le ore che vaga manie, a salute, Burdel, i miei canali, commentate perché mi diverto la faccia. Hola, Burdel.